Tutto Sport ha rilanciato una notizia abbastanza clamorosa che avevamo riportato qualche settimana fa, che aveva riportato anche Gianni Balzarini in realtà, che era un'operazione di mercato particolare che avevamo considerato come difficile, di difficile realizzazione. Beh, oggi è tornata, oggi si torna a parlare di questa operazione e se ne torna a parlare in maniera molto interessante. Analizziamola insieme. Qui, se facciamo New Sport, come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati ogni giorno. Tutti i giorni sono notizie della Juventus in maniera costante, soprattutto in maniera gratuita, perché non c'è nessun costo aggiuntivo relativamente alle notizie e ai contenuti. Tutti i contenuti sono liberi e gratuiti per voi, quindi se vi va, iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. Contenuto questo che ha a che fare con un ipotetico scambio di mercato clamoroso, secondo me, da parte della Juventus, che di cui parla il Tutto Sport. Qualche settimana fa, infatti, avevo raccontato di un ipotetico scambio Chiesa all'Inter, Frattesi alla Juve. In virtù del cosa? Del fatto che Chiesa è in uscita, la Juventus lo ha ufficialmente detto, senza problemi, lo ha detto Thiago Motta, la somma non è presente nello store, la 7 sparisce dallo store Juve, vedremo chi la prenderà, ma in questo momento non è più di Federico Chiesa, un Chiesa che avrebbe avuto già qualche piccolo ammiccamento con l'Inter. Sono diversi giornalisti che hanno parlato di un Inter interessato a Chiesa. Inzaghi stravede per lui, Marotta stravede per lui, la Juve lo vuole a tutti i costi piazzare subito, l'Inter lo vorrebbe a zero. Ma Tutto Sport dice occhio, però, perché la Juve non lo vuole far, non gli vuole far fare un anno così a zero. E quindi succede che si prende quota l'ipotesi scambio Chiesa Inter Frattesi alla Juve. Qualche giorno fa sembrava utopia, oggi torna in auge. Perché però qualche settimana fa sembrava follia? Perché quella riportata qualche settimana fa era una notizia con cui si parlava di Chiesa all'Inter più 20 milioni di euro e Frattesi alla Juve. Ora, facendo un attimo i conti e ragionando, andando oltre semplicemente alla semplice notizia, perché qua, come spesso diciamo, si parla di analisi calciomercato, non si parla di notizia presa, buttata lì, arrivederci e grazie. Si parla di analisi. L'analisi cosa comporta? Il fatto che si prende la notizia e si analizza. E quindi cosa si analizza? Il fatto che Chiesa ha un prezzo. Fino a qualche tempo fa, qualche settimana fa, Chiesa aveva un prezzo di 25 milioni, prezzo fatto dalla Juve. La Juve voleva 25 milioni. Ora, un po' perché siamo già agosto e i tempi stringono, un po' perché la Juventus è uscita allo scoperto, sia con l'annuncio che non è presente nello store, sia con l'annuncio di Thiago Motta, secondo me la valutazione un po' scende, un po' al di sotto di 20 milioni. Detto ciò, l'Inter l'anno scorso però prende Frattesi a 25 milioni dal Sassuolo. E quando lo prende a 25? Dopo una stagione eccezionale al Sassuolo. Va all'Inter e diventa una riserva. Lui infatti è la riserva del tridente di centrocampo composto da Çalhanoğlu, un cabina di regia, Mkhitaryan, l'uomo ovunque del centrocampo nerazzurro, e Barella. Qualcuno può dire però, Mkhitaryan non è infinito, Frattesi prima o poi prenderà piede. E invece ha fatto sempre la riserva. L'Inter cosa fa? Oltretutto prende anche a parametro zero Zielinski. E non è che prendi Zielinski per fare il quinto centrocampista, prendi Zielinski per inserirlo nelle dinamiche tattiche di Simone Inzaghi. Quindi questo leva ulteriore spazio a chi? A Davide Frattesi. E quindi l'ipotesi scambio non è così folle. La follia è nel fatto che Chiesa più 20 milioni, Frattesi l'anno scorso ne vale 25, quest'anno non ne può valere pure 25, o comunque non può valere più di 25. Quindi se Chiesa ne vale 20, Frattesi ne vale, secondo me, non più di 20-25. Quindi lo scambio è a zero. E allora, se lo scambio è a zero, ha motivo di esistere questa trattativa. Se, come si diceva qualche settimana fa, Chiesa più 20, no. Ora, ha senso prendere Frattesi? Frattesi, secondo me, qualche giorno fa vi dicevo, ha senso nel momento in cui salta definitivamente Cup Manners. Ad oggi è saltata Cup Manners? No. A noi non risulta, anzi a noi risulta che la situazione di un piccolo inserimento in una contropartita può accelerare le cose. L'Atalanta ha necessità di soldi per comprare anche un'alternativa a Scamacca che si è fatto male. La Juventus può inserire Milik, una serie di situazioni che possono incastrarsi. Però Frattesi rimane un giocatore interessante per la Juve. Quindi questa operazione potrebbe essere fatta? Non è una follia. Anche perché si è fatto male Miretti e quindi
sia Kumaris che Frattesi, secondo me nel centrocampo Juve ci potrebbero stare. Però dico, continuo a dire, è vero che tu sei uscito allo scoperto con Federico Chiesa, però io continuo a dire, Chiesa non deve andare in una squadra italiana. O meglio, la Juventus secondo me lo darebbe anche una squadra italiana, così come ha fatto con Sulè e così come ha fatto con così come ha fatto con giocatore come Sulè, che un giocatore che secondo me potevi prendere di più vendendolo all'estero. E invece ti sei accontentato di un'offerta a 26 più bonus, che arrivi a 30, sì, ma dalla Roma. Va bene che la Roma non la vedi in questo momento come reale, diciamo, squadra pericolosa, come, diciamo, in ottica scudetto, però hai dato un altro calciatore alla Roma. E io francamente l'avrei evitato. Dopo Dybala, vedere anche Sulè alla Roma, secondo me un po' di fastidio lo può creare. Però la Roma è la Roma, l'Inter è l'Inter. Cioè l'Inter dà più fastidio. Immaginiamo un Chiesa che torna al 100% e lo fa con la maglia dell'Inter. Dà molto fastidio al popolo juventino. Siccome in Premier League, secondo me, qualcuno che ti dà 20 milioni per Chiesa lo trovi. Se ti metti d'impegno lo trovi. Perché non è che, ripeto, siamo passati con troppa facilità da dire Chiesa senza Allegri troverà la sua giusta collocazione, basta metterlo sulla fascia e diventa, torna a essere un briciolo simile a quello che era prima, a Chiesa uno scarpone. Chiesa non è diventato uno scarpone in una sola estate solo perché Thiago Motta non lo vuole più. Per cui Chiesa tornerà ad essere un giocatore importante, secondo me lo vedremo con un'altra squadra, purtroppo, io dico purtroppo. Detto ciò, non all'Inter, dove può fare il quinto di centrocampo, anche se Dumfries è stato blindato, quindi vabbè, lo può fare anche a sinistra, dove però c'è Di Marco, ma può fare anche la seconda punta. E beh, l'Inter che ha Lautaro, Thuram, Taremi, e ci metti anche come quarta punta Federico Chiesa, se questo è il tuo modo di cercare di avvicinarti all'Inter rinforzandola, non lo so. Frattesi è necessario in questo momento alla Juventus? No. Se prendi Kup Miners, no. E allora io dico, questa operazione è fattibile? Secondo Petula no, ne ha già parlato, lui ha detto che secondo lui non è fattibile. Secondo me è fattibile, sì, ma da evitare. Questa è la mia idea. Voglio sapere la vostra? Parliamone qui sotto nei commenti.